interessi strettamente commerciali tra la Jugoslavia e gli Stati Uniti d'America, no? Ovviamente non abbiamo il tempo anche per parlare delle ragioni di tipo geopolitico. Comunque, quindi cosa commemoriamo il 10 febbraio? Essenzialmente un fatto di pace, un trattato di pace di Parigi, ma il 10 febbraio è oggi ricordato come un fatto di pace? No. Il giorno del ricordo è usato strumentalmente per seminare rancore tra italiani, sloveni e croati e tutti gli altri gruppi che si vuole individuare in quel tormentato confine orientale, come si diceva prima. Si usa riattizzare odi etnici faticosamente sopiti e praticare scellerate politiche razziste. Questa celebrazione ufficiale dello Stato è usata per descrivere le genti balcaniche come popoli rozzi, primitivi, assetati di sangue e di vendetta, invasati da odio etnico e dall'ideologia comunista. E questo è il modo che hanno i fascisti di ieri e di oggi di rimarcare una sedicente superiorità etica e morale degli italiani. Chiaramente con tali comportamenti si sta preparando la strada per nuovi conflitti e nuove guerre. Ma questa propaganda politica ha un approccio ingannevole già a partire dalla formulazione, direi, della legge 32 2004. Essa infatti accosta strumentalmente le foibe con l'esodo, indicando subdolamente negli episodi di occultamento di cadaveri nelle voragini carsiche e di soppressione violenta mediante infoibamento la causa della diaspora delle genti italiane dalle terre jugoslave. Questo è un modo fraudolento di condizionare anche la ricerca storica, a partire da un testo di legge. Ma torniamo all'uso politico della storia anche per quanto riguarda, diciamo, i fatti di casa nostra. A qualcosa quindi che, come salentini, ci riguarda da vicino, cioè al modo in cui la provincia di Lecce ha fatto conoscere l'iniziativa del viaggio di cui parlavo prima, il viaggio di istruzione, a Bassovizza e a San Sabba. Poi, negli articoli della stampa locale si legge che l'iniziativa si propone un progetto di sensibilizzazione dei giovani sui crimini di guerra che i regimi del Novecento perpetrarono in Italia nei confronti dell'umanità. E ancora, i comunicati stampa dicono che in Venezia Giulia e in Dalmazia vennero uccisi e torturati con processi sommari quasi 11.000 italiani per mano dei partigiani slavi di Tito. E continua, nello stesso territorio, nello stesso periodo, il regime nazista individuò nella risiera di San Saba l'unico campo di concentramento presente in Italia, dove persero la vita 5.000 persone, quindi si gioca molto chiaramente sui numeri. Ora, ovviamente bisogna rilevare molte inesattezze e manipolazioni della realtà presenti nelle esternazioni giornalistiche dell'amministrazione provinciale. Innanzitutto l'assenza tra i regimi totalitari dell'italianissimo regime fascista, parlano del regime titino, del regime nazista. Quello fascista viene completamente dimenticato. È proprio di quel regime, alle cui colpe e malefatte risalgono sia la tragedia delle foibe sia quella dell'esodo. Da questo punto di vista, l'operazione politica della provincia di Lecce appare un maldestro tentativo di riabilitazione del fascismo. Incomprensibile, errata e fuorviante è poi la contestualizzazione geografica. Verrebbero bocciati sia in geografia che in storia, tanto per capirci se non stessimo parlando di vicende realmente tragiche. L'amministrazione provinciale compara la stima massima delle vittime di nazionalità italiana nel periodo bellico e post-bellico con quelle assassinate nel lager della risiera di San Sabba. Il risultato numerico è stupefacente, un gioco di prestigio. 11.000 vittime del regime slavo-comunista contro meno della metà, 5.000 del regime nazista. La conseguenza logica di questa disequazione della provincia di Lecce è immediata. Tra i due regimi si fa apparire più criminale quello di Tito. Di questo passo si arriverà, io credo, a considerare l'occupazione della Jugoslavia 1941-1945 come una sorta di guerra preventiva e umanitaria per salvare le genti slave dal regime comunista. È chiaro che è molto triste. Per ristabilire un minimo di verità storiche, per fare ciò occorra infilarsi nelle pieghe della conta dei morti di queste tragedie. Ma è un piano di confronto e di battaglia delle idee che ha aperto la nostra amministrazione provinciale, al quale noi confronto non possiamo sottrarci. Si
Si gioca sordidamente coi numeri, accreditando stime poco rispondenti ai documenti storici, come per le 11.000 vittime per mano Jugoslavia. In questa cifra sono comprese le salme recuperate dalle foibe, che ammontano a circa 1 migliaio, solo in parte da attribuire alle vendette o alle esecuzioni sommarie operate dai partigiani. Poi vedremo, se avrò tempo, il dettaglio di queste circostanze. E sempre in questa cifra sono anche compresi i morti nei campi di concentramento jugoslavi nel periodo postbellico, che ammontano a qualche migliaio. Ora, la cifra apparsa sulla stampa è quindi almeno raddoppiata rispetto alla realtà. Per contro, le 5.000 vittime perite nel lager della risiera di San Sabba rappresentano solo, lo sappiamo, una piccola frazione delle centinaia di migliaia di vittime causate dall'occupazione nazifascista nei territori in questione, che purtroppo a loro volta non sono che una piccola porzione delle decine di milioni di morti causati dalla barbarie nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Con questa corretta impostazione il teorema della provincia di Lecce crolla miseramente e viene smascherato per quello che è realmente pessimo revisionismo storico, che si presta a strumentalizzazioni politiche di tendenza neofascista. Il mellifluo lavoro dei cattivi divulgatori di storia tende a stravolgere la complessa realtà storica in cui quei fatti avvennero. Si straparla dell'esercito di liberazione che scacciò il nazifascismo dai Balcani come composto solo da partigiani slavi, ignorando che tale esercito in realtà era, diciamo, multietnico. Molti italiani ne fecero parte. Una parte di loro si aggregarono spontaneamente dopo l'8 settembre in seguito allo sbandamento delle truppe di stanza in Jugoslavia. Ma altre ancora, un'altra parte cospicua, si organizzò altrove e scelse deliberatamente di combattere il nazifascismo nella penisola balcanica, dove è più crudele la barbarie dei regimi dittatoriali tedesco-italiani e dei loro alleati. Anche molti partigiani salentini, unitamente a ex internati slavi, partirono dalla Puglia per andare a combattere nell'esercito di liberazione jugoslavo, e tra questi anche l'attuale presidente dell'ANPI, Salvatore Sicuro. Un mito da sfatare è poi quello dell'identità delle salme rinvenute nelle foibe e dei loro presunti assassini. La vulgata neofascista è tesa a far credere che si tratta sempre e solo di infoibati dai comunisti slavi, la cui unica colpa era quella di essere italiani. Come già accennato, il numero delle salme rinvenute nelle voragini carsiche dell'Istria e della Venezia Giulia si aggira attorno al migliaio. Non di tutte si è potuto ovviamente accertare l'identità. La maggior parte di quelle identificate erano di soldati uccisi durante la guerra, come a Bassovica. Poi un numero considerevole appartiene a civili di varie nazionalità, uccise dai nazifascisti negli eccidi, nei rastrellamenti, negli incendi dei villaggi, e poi occultati nelle voragini dai sopravvissuti, dai loro stessi parenti e amici, per scongiurare il diffondersi di epidemie. Una cifra non precisabile di infoibati avvenne per mano di poliziotti dell'ispettorato di Trieste. Si tratta di persone morte durante sevizie e torture perpetrate dalla polizia fascista. Altre vittime delle foibe sono da ascrivere alla criminalità comune e a vendette personali. Altre ancora vennero infoibate dalle camicie nere, tra cui donne in precedenza torturate e stuprate. Ora, quindi solo una parte di queste delle salme rinvenute nelle foibe è da scrivere ai partigiani jugoslavi. Poi interverrà. No, assolutamente no. Sto parlando di vicende molto complesse che vanno lette in tutte le loro sfaccettature. Non si può attribuire tutte le uccisioni ad un unico soggetto. Questa è la storia. Certo. Bisogna vedere anche chi l'ha scatenata, però magari mi faccia concludere, poi lei è libera di intervenire. Quindi la storia, insomma, è sempre più complessa di quello che vorrebbero far credere coloro che la usano per fini politici.
Si potrebbe per esempio citare la vicenda dell'abisso Plutone, dove vennero rinvenute circa 20 salme. Allora, la storia, i processi che sono stati fatti su questo episodio, su questo eccidio, ha dimostrato che gli infoibatori erano fascisti della decima mass infiltrati nelle file partigiane. Quindi un'ulteriore situazione che complica di molto le vicende storiche, al di là delle apparenze. Per il momento si può ritenere sufficientemente accertato che il numero reale delle esecuzioni sommarie dei partigiani è di molto inferiore, c'è stato, ma è di molto inferiore rispetto a quello propagandato dalla vulgata neofascista e probabilmente non dissimile da quello di altre zone d'Europa e d'Italia liberate dalla resistenza. Vado a concludere. Ritornando col pensiero all'iniziativa della provincia, mi piacerebbe pensare che coloro che hanno accompagnato gli studenti alla foiba di Bassovica abbiano spiegato loro che la gran parte dei resti umani in essa rinvenuti appartenevano a soldati tedeschi deceduti nel corso dei bombardamenti britannici, quelli del 30 aprile 1945. Quasi non darei molto peso all'aspetto geologico del luogo, visto che in realtà la foiba di Bassovica è un pozzo di una miniera, non propriamente una voragine naturale, però rispetto alle questioni, questo chiaramente passa, alle altre questioni importanti, questo passa chiaramente in secondo piano. Credo però sia poco probabile che gli accompagnatori abbiano detto che di infoibati a Bassovica, dai processi fatti nel dopoguerra, perché di processi se ne sono fatti, e tanti, più di uno per ciascun episodio di infoibamento. Quindi a Bassovica, dai processi fatti nel dopoguerra, di infoibati italiani ne risulta in realtà solo uno, l'ex tranviere triestino Mario Fabian, che si arruolò volontario nell'ispettorato speciale di pubblica sicurezza, ossia uno dei corpi di polizia che si macchiò delle peggiori efferatezze nella Venezia Giulia dal 41 al 45. Si parla di rastrellamenti, di torture, di deportazioni di ebrei e di partigiani. Chissà poi se agli studenti è stato spiegato a San Sabba che tra gli aguzzini c'erano anche italiani con la divisa dell'SS, i quali non esitavano a torturare compatrioti, partigiani, ebrei, semplici antifascisti o gente qualunque di varie nazionalità, incappata magari per caso in qualche rastrellamento. E chissà se gli accompagnatori degli studenti hanno sottolineato che sì, San Sabba è stato l'unico campo di concentramento nazista in Italia, ma che esso è stato preceduto da decine di italianissimi lager fascisti. Per esempio uno di questi si trova a Gonars, in provincia di Udine, quindi non molto lontano da Trieste. E qui tra il 42 e il 43, in questo campo di concentramento fascista, venne compiuto uno dei tanti massacri di sloveni e di croati, tra cui molte decine di bambini con meno di un anno di età. Ma adesso guardiamo con fiducia al futuro. È necessario dare un nuovo senso al giorno del ricordo. Esso non può più essere una ricorrenza in cui i nostalgici del fascismo e i loro alleati politici diffondono rancore tra italiani, sloveni, croati e altre genti e riattizzano odi etnici faticosamente sopiti. Non è questo il modo per costruire la pace. Così si preparano solo le nuove guerre. L'ANPI quindi si propone di uscire dalla difensiva e non consentire che questa giornata, complici anche autorità pubbliche e corrive, sia occasione per celebrazioni dell'orgoglio fascista, con volgari strumentalizzazioni del dramma, delle foibe e intollerabili aggressioni alla memoria dei partigiani e della resistenza. Grazie.